Goletta Terre 2014 si ferma anche in Abruzzo e lo fa attraverso tre tappe molto interessanti. Oggi ci troviamo a Vasto dopo aver affrontato già nella prima giornata il tema del turismo sostenibile e nella giornata di oggi invece affrontiamo il tema delle energie rinnovabili e delle potenzialità che il territorio ha da esprimere anche su questo tema. Quindi puntare molto sull'energia solare, puntare molto sull'eolico, soprattutto anche sull'eolico offshore, visto che la regione presenta delle caratteristiche anche potenzialmente molto interessanti per mettere in campo strategie per implementare questo tipo di energia che darà un grosso contributo al raggiungimento del Green Deal europeo.